Il campionato di eccellenza si apre con una bellissima sfida. Vigor per Conti e Monte Spaccato hanno offerto spettacolo al Vigor Sporting Center con gli ospiti che si sono aggiudicati la partita con il punteggio di 3-1. Inizio ottimo, sebbene in rimonta per gli azzurri di Ferrazzoli, mentre la Vigor abbandona il campo con il rimpianto di aver regalato il secondo tempo dopo aver chiuso il primo sull'1-0. Bellinati deve rinunciare a Leonardi, dentro Gallani in avanti, moduli speculari. 4-2-3-1 per entrambi, con Ferrazzoli che alle spalle di Gambale inserisce la fantasia di Colasanti e De Dominicis. Primo tempo subito divertente, al quarto Jacoponi strappa sulla destra e prova a sorprendere Tassi che addomestica. La Vigor continua ad attaccare e al 23esimo passa. Super discesa di Scaglietta a sinistra, palla in arietta dove Tassi pasticcia e Gallani ringrazia per il vantaggio della Vigor per Conti. Il Monte Spaccato prova la reazione sul calcio piazzato, ma la spizzata di Gambale non impensierisce Trinchera alla mezz'ora. La Vigor è più pimpante e attacca ancora. Al 32esimo bella azione di Gliozzi a sinistra, Jacoponi però non concretizza da buona posizione. Al 34esimo ancora scatenato Dovidio, gran discesa e mancino potente, Tassi salva in qualche maniera. In chiusura di tempo si fa vedere De Dominicis che prova a giro, senza fortuna, ma nella ripresa il Monte Spaccato mostrerà gli artigli ribaltando tutto. Al quarto Igliozzi prova la conclusione velenosa, Tassi mette in angolo, la risposta è in contropiede, ma Gambale dopo una bellissima sterzata calcia debole. Poco dopo altra chance per l'ex Boreale che ben servito da De Dominicis non arriva sul pallone. Al 13esimo però il Monte Spaccato pareggia. Colasanti punisce Trinchera con un calcio di punizione magistrale, palla all'angolino e punteggio in parità, ma non per molto. Al 17esimo infatti il Monte Spaccato completa la rimonta. Punizione di Colasanti, tutto facile per Trinchera che però rinvia male servendo ancora Colasanti. L'ex Almas si inventa un pallonetto meraviglioso e porta avanti il Monte Spaccato 2-1. Primi effetti delle nuove regole, al 30esimo l'arbitro ammonisce la massaggiatrice della Vigor per Conti, reo confessa, ma la gara è ormai sui binari del Monte Spaccato che la chiude al 41esimo, contropiede degli ospiti, De Dominicis show in area, doppio dribbling e palla nel sacco, è il gol stupendo che chiude la partita. Inizia benissimo l'avventura del Monte Spaccato di Ferrazzoli, con una rimonta d'applausi, la Vigor per Conti esce con rammarico di non averla chiusa nel primo tempo quando ha dominato il gioco, ma oggi a sorridere è il Monte Spaccato.